Io sono Paola Valentini, sono il presidente di Pinar Piemonte, che per chi non lo sa, qualcuno mi aveva già sentito fare questo lotto. INARC è l'Istituto Nazionale di Architettura fondato da Bruno Zevi nel 1959 per mettere insieme, per trovare un luogo di incontro tra tutti coloro che si occupano di architettura. Quindi non solo architetti e ingegneri, ma anche le forze economiche, le imprese, e tutti coloro che si occupano e amano l'architettura e anche i semplici cittadini. In Piemonte non è mai esistita una sezione di INARC e l'abbiamo fondata insieme a un gruppo di amici nel 2017. Da allora abbiamo cercato di fare molte cose, molte ne faremo nell'anno che viene. Abbiamo fatto le cose sulla sostenibilità, abbiamo fatto degli incontri sul futuro della città, facciamo formazione, lavoriamo insieme ai nostri associati che sono ACE Confindustria anche, e siamo cresciuti come iscritti di 3 volte quello che eravamo all'inizio. Quindi tutto questo secondo me è un bel successo. Oggi siamo qui per vedere il film su Elio Luzzi, perché abbiamo con questa una piccola rassegna su alcuni architetti del Novecento che sono stati importanti per Torino e forse anche sottovalutati come nel caso di Elio, e ringraziamo il Politecnico che ci ha ospitato per questo incontro. Ringrazio Alberto Momo e Michael Casale che ci hanno concesso la possibilità di far vedere questo film, che adesso vedremo, che si chiama Iliorama, che è una sorta di testimonianza dell'architettura di Elio. E ringrazio molto Emanuele Isola, che è anche socio onorario INARC da moltissimi anni, Piero De Rossi e Davide Rolfo, che insieme a Marilu Varelli ha scritto di recente questo libro che si chiama Il Palazzo dell'Obelisco di Viaretti e Luzzi, che vi consiglio perché io sono sfogliato, confesso, ma è molto interessante. Abbiamo incominciato da Elio prima di tutto perché Elio era il mio grande amico. Io gli volevo molto bene e non ho mai visto questo film perché non ho mai avuto il coraggio di vederlo, perché la cosa mi faceva stare in qualche modo male. Quindi mi fa piacere condividere con voi questo momento. Elio è stato un architetto interessante, ma anche un architetto dissacrante in qualche misura. E noi ci siamo illusi anni fa, per esempio, quando l'abbiamo cercato per fare il presidente dell'ordine, che si riuscisse a parlare di architettura dentro situazioni come l'ordine. Purtroppo non è così, il nostro contemporaneo ci dimostra che proprio non è così. Elio era uno che lavorava nel contesto normativo, lavorava facendo l'architettura con quello che, come dire, l'architettura, quello che trovava come materiali sul territorio, le norme, le occasioni, le richieste dei clienti. Prima di vedere il film vi lascio con una citazione del libro, che ho tratto dal libro di Rolfo e Barelli, che secondo me riassume bene ciò che Elio era. Ogni casa è un mondo a sé, porta un paesaggio ricco e complicato di meandri tutti da scoprire, dove la certezza non esiste e la sorpresa è sempre grande e nuova. Le case nascono sempre dal terreno, anche quando il piano basso non è abitato o utilizzato. È come se le case si allargassero a cercare la partecipazione della gente, a disegnare un giardino costruito cittadino dove spesso ci sono solo 2 file di pilastri. Le colonne, le discese, le gronde, i pilastrini diventano alberi vitorzoluti e collugati. In via Curtatone l'ingresso è una vera foresta, un po' buia, con un laghetto per i cigni e grotte e meandri. Nelle torri Pitagora la base è più dura, da castello medievale con rampe, scale e passaggi. Se cammini di fianco non puoi trattenerti dal buttare un'occhiata furtiva e immaginare favole da raccontare ai bambini. Poi ci sono paesaggi privati, terrazzi, balconi, cavedi che creano viste particolari e soprattutto diverse per ogni alloggio.
Il balcone perde la tristezza dell'elemento applicato per diventare parte di un organismo come in via Saluzzo. Adesso vi lascerei alla visione del film. Oh yeah. Era molto Ennio, era abbastanza faticoso da vedere. E con questa sua ironia, con il suo modo di guardare la vita, che era abbastanza unico. Adesso chiamerei qui i nostri relatori, al mago Isola, ci raccontate delle cose su Elio, Piero De Rossi e Davide Rocco, che ci raccontano qualcosa del libro che ha scritto Don Mario Mubarelli. Aimaro, Elio ti citava tutte le sere quando ci vedevamo, perché diceva sempre, prima di salutarci, che faceva come Aimaro, cioè, questo gesto che lui faceva e che ti ricordava di andare verso il cuscino. Accomodatevi qua. Vengo, vieni anche tu, così parlate due voci, decidete voi. Accomodatevi. No, ma io non voglio fare il discorso per io. Però. Sì, parliamo. Beh, qui c'è un microfono. O sì, parlate a voce alta o. Io mi spiego. Qui. Senti, vicino ai mago, no? Io mi metto qui in mano. A tutti. Direi che se qualcuno vuole intervenire è ben accorto. Credo che sì. Si sente? È sempre molto difficile commentare un architetto, è sempre difficile commentare un amico, e quando l'architetto è anche amico le cose diventano difficilissime. Michel Verre parla lungamente in questo bel racconto di storia e di memoria. Ecco. I libri che hanno scritto questi giovani, io sono sempre più stupito, confesso, di vedere come certamente Elio se lo merita, ma un po' tutta quest'epoca che abbiamo vissuto noi in quegli anni, interessi dei giovani. Ecco, io credo che i tempi sono talmente cambiati, sono talmente diversi, la nostra professione, che sono sempre entusiasta quando è stupito che ci sia questo interesse. Io pensavo che invece ci lasciassero un po' trascorrere, e anche Elio poi in fondo sembra un po' un anacoluto nella storia. Invece questa memoria rinnovata, questa memoria che loro ricavano, qua Rolfo, ma c'è anche altri che hanno scritto in questo periodo su questi episodi, perché questa architettura si è stravolta attraverso degli episodi che sono diventati degli edifici, delle costruzioni. Mi rallegra, ma anche un po' mi preoccupa, perché viviamo allo stesso tempo. Ecco, forse una domanda finale da fare: che cosa rimane di questo messaggio di quei giorni, in particolare di Elio, che aveva un messaggio molto particolare? Non so da cosa cominciare, da come finire, ma mi sembra che c'è una durante questa discussione lui ripete sovente io me ne frego, no? A questa frase, che oggi potrebbe anche suonare male. Suonare male sia nel passato che anche un po' adesso. Ecco, dovremmo, secondo me, un'osservazione che stavo facendo mentre vedevo il film, se questo me ne frego che cosa voleva dire? Prima di tutto, secondo me,
ma forse mi sbaglio, dice chi se ne frega, ecco, non dice chi me ne frego, chi se ne frega, quindi un po' ripartisce questo problema di fregarsene a tutti quanti. E che cosa vuol dire? No, quindi non un suo me ne frego personale, ma tutti quanti dovrebbero un po' fregarsene. Fregarsene di che cosa? Ecco. Michel Verne, in questi bellissimi suoi discorsi, poi andava molto d'accordo con Elio, perché era questo dibattito, questo racconto, più che un dibattito continuo, lo ritiene un po' che sia una bizzarria quella di Elio. Invece incomincia a pensare col tempo, forse non lo pensavo quando discutevamo con lui, che questo continuo depistaggio, forse un termine che mi pare Rolfo usa, qualcuno di loro usa, questo cercare di sottrarsi ad un giudizio, questo scivolare come un'anguilla in un discorso sull'architettura, sia qualche cosa di molto serio e di molto profondo, che forse mi sbaglio, ma è tutto diverso da come uno forse si aspetterebbe. E questo me ne frego non è, sì, è certamente un qualche cosa che ricorda il romanticismo, che ricorda questo abbandono, ma secondo me è qualche cosa di più profondo, e che qua forse ci tocca tutti e quanti, è un po' un me ne frego che parte un po' dall'illuminismo, parte forse da Voltaire, da questa gente che cosa fanno? Fanno proprio quello che ha fatto Elio, danno un calcio al passato, danno un calcio a, questa è la frase, dare un calcio al passato, all'ancien régime proprio di Voltaire, da quello che c'è, di quello che è l'ordine costituito, l'ordine architettonico, ma anche l'ordine con la maiuscola o con la minuscola. Questo non può venire, secondo me, ma forse mi sbaglio, attraverso solo dei ragionamenti, ma avviene attraverso l'arte, attraverso l'architettura, attraverso questo cambiamento. Vuol dire, forse faccio una stupidaggine, ma vorrei allacciare un po' all'illuminismo, alla fenomenologia, all'epoché. Ecco, Elio in quanto senso fa un'epoché su tutto quello che lo circonda, fa un passo indietro, vuole porsi al di fuori di quella che è il mondo reale che esiste, però non rifiutandolo, giocandoci dentro. Attenzione che lui non è come molti architetti utopisti o banali che si pongono al di fuori del mondo, lui gioca col mondo, lui gioca con le tecnologie che ci sono, gioca con gli architetti, con i clienti che ci sono, gioca col regolamento edilizio che ci è. Quindi il suo è sempre questo gioco, e il gioco è proprio caratteristico di questo passaggio tra romanticismo e illuminismo, è Schiller, ma non è il gioco come noi moderni l'abbiamo un po' impostato, il gioco, il regolamento dei giochi, il gioco linguistico, no, tutt'altro. È un gioco in cui si gioca se stessi, non è un gioco in cui c'è un ordine, c'è una regola e su quello si viaggia, no. E contraddire quest'ordine, questa regola, per che cosa? Per qualche cosa che c'è di più profondo, che c'è di più serio, e sembra sempre che giochi Elio, ma non gioca mai, gioca con un gioco, sì, gioca, ma con un gioco serissimo, con una critica all'esistente. Ecco, io credo che questo sia, e facendo questo gran pasticcio, mi sono riportato una frase di Gabetti, che forse non mi ricordo più se chi, perché qualcuno oltre a Rolfo hanno scritto Manganaro, hanno scritto Camorali, eccetera, su questo periodo, ecco. Roberto Gabetti dice: i suoi ricordi non diventano per noi citazioni, entrano per questo suo terribile memoria visiva,
l'abbiamo visto qua, nel laboratorio un po' eccitato del suo corpo, per uscire non annullati, ma sbriciolati. È un po' le sue architetture, sono un po' sbriciolate. Sono infine i ricordi gettati, quasi per improvvisa divinazione, ripescati nella, nella noncuranza finta, la finta noncuranza, quasi tutto fosse ottenuto quasi per caso. Non è così, l'abbiamo visto. Un caso, però, un caso però molto ben organizzato e molto pensato. Ossia, in questo suo frammentazione, questo suo disfare in qualche cosa l'architettura e poi per rimontarla in un altro modo, ecco, io credo che ci sia un insegnamento. E, ecco, quindi forse dovremmo un po' capire un po' perché vi interessa, e qua è la domanda che rivolgo al pubblico, ai giovani, perché interessa oggi queste cose che si facevano. Ecco, io credo che oggi il contesto del mondo di Elio, del nostro mondo dell'architettura, è tutto rovesciato, è tutta un'altra cosa. Il cantiere non è più quella roba lì, il progetto non è più quella roba lì, i committenti non sono più quella roba lì, la città non è più, siamo immensi della burocrazia, che tutto sembra piatto. Sembrerebbe quasi che questo spazio che Elio si è aperto sia oggi impossibile, sia un'altra cosa, sia un altro mondo. Ecco, io invece credo che proprio a partire da questa visione dell'illuminismo, di questo diritto ad abitare, questo diritto a vivere, di questo diritto a costruirsi la casa, a viverla, a farsi questa cuccia nel proprio letto, questa casa cuccia, ecco, io credo che questo diritto il progetto deve sempre, anche nelle difficoltà di oggi, riuscire a inserirsi, perché il progetto non è tanto un creare una situazione, ma è una critica all'esistente. Ecco, questi progetti di Elio mi sembrano una durissima critica dell'esistente, ma non una critica passiva, ma una critica in cui lui riesce a costruire. Oggi, in questo difficile contesto in cui ci troviamo, io credo che dovremmo lo stesso mantenere questa forza dell'immagine, perché queste sono immagini, questa forza del progetto, che quanto ci resta, perché ci resta più poco altro, io credo. Scusate. Intanto io volevo ricordare che la maggior parte dell'architettura che abbiamo visto sono di Elio Luzzi, ma sono di Arecchi Luzzi, perché secondo me, per quella che è la mia opinione, il momento più proficuo dell'architettura di Elio e anche di Sergio Iaretti è stato insieme. Quelle casette che ci sono dietro la tesoriera, che Elio ha fatto dopo, che ha fatto da solo, dopo la rottura con Sergio Iaretti, secondo me sono meno belle, meno ironiche, meno interessanti di quelle che erano secondo me. Io ho sempre detto, questo è una cosa su cui abbiamo discusso tante volte, perché e sono molto d'accordo con Aymar, perché Elio era nello stesso tempo distaccato, ironicamente distaccato dalla vita, ma dentro la vita, proprio dentro, immerso fino in fondo. Si professava anarchico, ma è la persona che a me ha insegnato più di qualsiasi altro quali erano le regole della democrazia. Era davvero un mondo che forse adesso non c'è più, a cui io in qualche misura sono affezionata e che mi piacerebbe che tornasse, ma almeno che ci lasciasse qualcosa su cui andare avanti. Sì, un esempio è proprio il non finito di Elio. Esatto. Io mi ricordo, eravamo vicini, avevamo fatto la tesi insieme, poi lui ha continuato, io l'avevo già data, lui ha continuato, siamo partiti insieme, lui ha continuato ancora un anno, perché no, qua faceva quel al posto del grattacielo che c'è in Piazza Solferino, e era tutto una cosa tutta disfatta, che non finiva. Ecco, direi che un po' le sue opere continuano nel tempo, e questo secondo me che ci lasciano questo messaggio del non finito, del
però che è un non finito voluto, vissuto, perché ogni opera non si conclude mai, ecco, quindi il suo lavoro è un ciclo. Io ho lavorato in principio, ho fatto delle cose con Elio Luzzi, ci siamo divertiti, forse proprio lì c'è stato un gioco, avevamo fatto il cinema Hollywood, che era lì in corso, stato in via. E avevamo fatto dei draghi, ecco, questa architettura è nata anche non solo proprio come architettura, Vitruvio, eccetera, eccetera, dice bene Michel Verne, ma anche come arte, ecco, questa capacità dell'arte di porsi come critica, come gioco anche di quello che esiste. Io credo che oggi questo, se lo perdiamo, perdiamo la vita. Sì. Va. Io? Sì. Ma voi sapete che io abito a San... No, sapete, non lo sapete, ve lo dico adesso, abito a San Vito. E vorrei andare a casa, per andare al studio, scusate, io ho fatto una strada e passo davanti all'opera di Elio, la casa dell'obelisco. Poi quando torno a casa per mangiare, passo davanti alla casa la sera, perciò io la vedo 4 volte al giorno da circa 40 anni, 30 anni che io abito lì. E la cosa strana è che quando passo di lì, ogni tanto la guardo e scopro qualche cosa. Quando mi sembra che tutte le volte che lo vedo mi dica qualcosa di nuovo e mi interessa, alle volte mi fermo, dopo 30 anni mi fermo. Ecco, allora questo io credo che sia la caratteristica principale di quest'opera e forse del lavoro di Elio, era già accennato a Imaro, mi sembra, che si può chiamare opera aperta. Voi sapete, un certo signor Eco ha scritto questa cosa interessante, si chiama l'opera aperta, che voleva dire appunto che l'oggetto artistico, architettura tra queste, non si chiude, non è una cosa che si chiude, è una cosa che è una, come dire, come un'offerta al dibattito sociale, e il dibattito sociale costruisce l'opera. Per l'opera è costruita dai clienti che lo vedono, perché se nessuno li vedesse l'opera non esisterebbe. Allora l'opera va nella società, ha dei commenti, ha dei momenti che ha successo, poi i momenti che dicono che è bruttissimo. Pensate che il barocco, dei neoclassici, diceva che faceva schifo, eppure il barocco era anche bello. Cioè. Allora, il mondo, l'architettura è dentro il mondo, per esempio l'ha già accennato. D'altra parte questo era un po' il modo che avevamo di lavorare in quegli anni lì. Ecco. Mi sembra che una cosa che tu mi hai dato un libretto ultimo, a un certo momento dici, non so se mi sbaglio, dici che in fondo questa rivolta che c'è stata negli anni appunto 60-70 è stata un po' che avevamo un po' di opposizione a quello che era la razionalità e la funzionalità, che ti faceva un po' schifo. Questo eccesso, no? La chiusura che c'era nel mondo del Bauhaus, no? Che era evidente una Bauhaus, io trovo una cosa straordinaria, meravigliosa che c'è stata, perché c'era una specie di connubio tra l'architettura, la sua forma, la sua cosa, e la rivolta sociale, l'idea politica di trasformazione. Perciò il Bauhaus era molto interessante. Il problema è che il Bauhaus ha costruito questa immagine che è il razionalismo. E dopodiché il Bauhaus è finito, è andato, la politica si è cambiata, e la cosa del Bauhaus è diventata uno stile. Negli anni 80-90 era uno stile, si faceva queste case bianche con le finestre quadrate, che non c'entrava più niente con quello che era stato l'origine del Bauhaus, questa connessione tra forma, che voleva dire la ripetizione, l'uguaglianza, la trasformazione collettiva, eccetera. Era diventato uno stile. E questo è stato forse l'oggetto più forte di opposizione che c'è stata a quel tempo. Da qui è nato questa roba che se qualcuno portoghese ha chiamato neoliberty, a me non piace niente così dire, chiamarsi neoliberty, perché i riferimenti, l'apertura che c'è stata contro questo stile razionale era verso tutto il mondo, era tutta la storia dell'architettura che mi interessava, no? Ci interessava soprattutto questo nuovo modo di intendere che si chiama le differenze. Non volevano più costituire
un altro stile, volevamo giocare con le differenze. Differenze vuol dire che ogni giorno conosciamo qualcosa di nuovo e ci cambiava il modo di pensare e ricominciamo sempre da capo. Io ho sempre pensato che in fondo un'opera d'architettura è un continuo ricominciamento. È come uno facesse la prima volta una cosa. Un architetto vecchio come me fa una cosa, se mi sembra che sia la prima volta, tutti i problemi che uno potrebbe avere quando è la prima volta. Cioè non si costituisce una specie di sicurezza. Ecco, questo mi sembra che sia una caratteristica di Elio, no? Questo, dicono quelli che parlano, hanno parlato di lui, che lui disegnava continuamente e che era difficile fermarlo, nel senso che si fermava per fatti pratici, no? Bisogna consegnare il progetto, bisogna farsi pagare la parcella, insomma bisogna entrare nel mondo reale. E però questa difficoltà ad entrare nel mondo reale, nel senso che tu potresti continuare sempre la tua ricerca, no? La tua ricerca non continua mai, cioè, l'oggetto finito è provvisorio, è assolutamente casuale, è finito perché l'hai finito. Se potevi continuare 2 o 3 anni a studiare lo stesso progetto, era diverso. Il progetto cambia continuamente secondo il tempo. C'è questo Ricoeur, che è un signore che io amo molto, questo filosofo locale, che diceva che evidentemente la progettazione è fatta di 3 fasi. Una fase è la prefigurazione. Allora tu hai da fare una scuola, e incominci a fare delle ricerche sulla scuola, vai a vederle, ne trovi belle di brutte. E questa prefigurazione può durare 1 anno, 10 anni, potresti star sempre perché non finisce mai. Però cos'è che ti fa finire? Il cliente che ti ha chiamato, che ti deve fare il progetto, e la parcella che deve farsela pagare, cioè la contingenza del mondo ti obbliga di fermarti. Questa è un'offerta casuale. È casuale perché se tu potevi continuare cambiava tutto. Dopodiché Ricoeur parla della figurazione, questo è un momento drammatico. Dopo tutta questa ricerca tu devi fare il progetto. Tu devi dire la forma è questa qua. E quando lo fai non sei mica sicuro di aver sicuro, sei costretto dalle condizioni a fare il progetto. E questo mi sembra che è un po' legato anche all'ironia. Cioè questo fatto di essere costretto a fare un progetto malgrado le tue incertezze, lo puoi giocare proprio come gioco, come qualche cosa che non ha una grande forza. È più ludico, nel senso che devo giocare col mondo perché mi fa fare così. E queste mi sembra che sono le... Ma questo, devo dire, questo modo di vedere l'opera aperta non è solo di Luzzi, a me sembra anche un po' tipico forse dell'architettura che c'è stata negli anni 60, 70, 80, quella appunto diciamo neoliberti. Tutti gli architetti che hanno lavorato in quella avevano questo modo di aprirsi, no? Di andare oltre il razionalismo tradizionale con la sua tradizione stilistica, apriva, era costretta ad aprire alla ricerca, aprire le differenze. E questo interesse, l'architettura che a me interessa di più è proprio quella dove questa specie di questa, come dire, questa provvisorietà quasi, no? Questa senso di non finito, ma non finito drammatico, non finito nel senso che c'è non finito nella possibilità di finire, che non si può finire, e se lo finire e si gioca per forza, perché ecco, questo mi sembra che sia un po' il mondo più interessante. Voi sapete, tutti avete letto i miei libri di sicuro, ne sapete anche a memoria, sapete che io parlo molto del racconto, no? Ecco, che l'architettura è un racconto, ha una dimensione narrativa. Per questo fatto, come dice Ricoeur, questa ricerca che faccio nel mondo per capire come si fa una scuola, mi racconta tutte le cose che sono successe intorno alla scuola. Dopodiché, quando faccio il progetto, ho un problema di relazioni, di contesti, e racconto questa possibilità di un oggetto di essere costruito, di essere collocato. E credo poi la terza cosa che dice Ricoeur, molto interessante, l'accennavo prima,
che l'opera, quando è finita, non è finita perché non è offerta alla società. Come adesso noi vediamo queste opere di Luzzi, sono un'offerta a noi che ne discutiamo e noi stiamo facendo l'opera. Stiamo rifacendo l'opera perché, come la vediamo, voi la vedete in un modo, la vedete in un altro, l'opera è diversa secondo la vediamo. Capite che questo è diverso che dire anche l'opera d'arte come cosa costituita, come cosa, come l'estetica classica che dice che l'opera non è, non deve avere. Kant, che non è un cretino, sicuro, diceva appunto che l'opera d'arte non deve avere niente di relazioni col suo passato e niente col futuro. L'opera d'arte è, basta, è legata a questa possibilità sensibile di accedere a questa bellezza. E questo modo classico di intendere l'estetica, secondo me, non è certo quello di Luzzi, non è certo quello forse del nostro mondo attuale delle differenze. Ecco, noi siamo in questo trascinamento continuo, in questa narrazione continua in cui noi cerchiamo in qualche modo di sopravvivere. Ecco, è molto bello questa cosa di cui forse il libro parla, sì, nella discussione del film, in cosa parte facendo vedere gli operai che lavorano, ecco, questa cosa di questo rapporto che c'è stato tra Luzzi e Manolino, è stata molto bella questa cosa, no? Questa cosa di lavorare insieme il pensatore del progetto e l'esecutore del progetto, e credo che sia una cosa molto, molto interessante, molto, che potrebbe essere anche rivista un po' adesso, nel senso che prendi quello che si occupa Paola Nocturina, se non sbaglio, è una cosa che viene da Zevi, il quale deve avere proprio questa idea di dire bisogna ricostruire questo rapporto tra l'architettura e la costruzione, l'impresa, eccetera. Questo è che è una cosa molto interessante. È un po' togliere appunto l'opera dalla sua ideologia estetica, ma rimetterla, no? E questo mi sembra molto bello. Io credo, cosa devo dire, qualcos'altro, non mi ricordo più che cosa. Ecco. No, è molto bello questa occasione, che sono rarissime, che c'è una sala qui di tutti gli architetti, di cui molti, anche io sono un po' imbarazzato, molti miei amici, gente con cui ho lavorato, gente che ho conosciuto. Ecco, non è che ci vediamo tanto effettivamente noi architetti, ecco, no? In fondo si parla molto di architettura, di urbanistica, di sociologia, di problemi economici, eccetera, ma di architettura, chi parla ancora? I giornali ti dicono che hanno fatto una torre storta a Shanghai, che è anche interessante, una torta invece di far così, fa leggermente così, magari ha un certo interesse, questo formalismo terribile che ormai è gestito dalle grandi multinazionali. Ma noi architetti tranquilli a discutere delle cose, non abbiamo più, non vorrebbe forse Paola, che hai questa capacità di organizzare questa cosa, dovresti provare a rimettersi un po' a parlare di architettura, perché sarebbe anche interessante. Grazie. È proprio quello che vogliamo fare, continuare a parlare di architettura. E ci sono anche dei giovani studenti di ingegneria in sala, però, eh? Non sono solo architetti, ci sono anche dei giovani studenti di ingegneria, giusto? Davide. Sì. Beh, innanzitutto grazie per avermi ammesso a questo tavolo. Insomma, il mio ruolo è sicuramente, la mia posizione è sicuramente diversa da chi mi ha preceduto nel parlare. Io sono qua come persona che si è occupata criticamente del lavoro di Iaretti e Luzzi, insieme a Maria Luisa Barelli, che è seduta tra pubblico, ma per puro caso, cioè il fatto che sia lei o io a essere qua è sostanzialmente chi ha tirato la paglietta. Innanzitutto questo iniziale misunderstanding che c'è stato sta la dichiarazione di Luzzi, lo stile chi se ne frega e il me ne frego di più sinistre memorie, mi fa venire in mente un episodio in cui
Petrolini, credo che fosse, ottenuta un riconoscimento dal regime, commentò dicendo: me ne fregio. Allora, questa sorta di continuo sottile slittamento di senso in cui non si sa bene se stai parlando sul serio o ti sta prendendo in giro, è un po' una cosa che contraddistingue tutto quello che noi abbiamo potuto ascoltare attraverso la voce di Retti e di Luzzi nelle varie cose che loro hanno scritto, con questi continui depistaggi a cui faceva riferimento Isola prima, sono costanti e sono quasi una cifra che rende la loro opera quella che è. Già nella loro stessa presentazione, nei primi anni 70, presentano la Casa dell'Obelisco su Casabella sotto forma di dialogo, e mi pare Iaretti chiede a Luzzi: ma vogliamo parlare di questa cosa? E lui risponde: ma occorre. E questo sempre tirarsi indietro leggermente rispetto all'opera, anziché appunto mettere in primo piano l'architetto che deve dimostrare di essere l'architetto immediatamente riconoscibile attraverso una serie di cifre stilistiche, di aspetti immediatamente evidenti, è quello che a noi è parso caratterizzare un po' la loro intera opera, che di fatto è immediatamente riconoscibile come prodotto del tutto originale, ma che in ogni realizzazione mette in discussione la realizzazione precedente in qualche modo. L'unico filo comune che sembra percorrere il loro lavoro è realmente quello di cercare di smontare le convenzioni costruttive, distributive, tecnologiche, e cercare di rimettere insieme questi rottami di cui parlava Elio Luzzi nella maniera più proficua per l'abitante, che è sicuramente quello con il quale loro hanno un contratto tacito, come diceva anche Michel Verne. Loro non dichiaratamente non credono nei sistemi scientifici parametrici di riconoscimento della qualità dell'abitare, ma affidano questo risultato alla loro interpretazione delle esigenze e di chi andrà ad abitare le loro opere. E massimo soddisfacimento non soltanto dell'abitante, ma di tutti gli attori che partecipano alla realizzazione dell'opera, che in questo senso è un'opera complessa, non è un'opera d'arte partorita nella solitudine di uno studio artistico, ma è il coagularsi di una serie di fattori, da quelli di deliberata rottura formale ciò che li ha preceduti e circondati, di messa in crisi delle consuetudini dell'edilizia tradizionale, ma anche di soddisfacimento economico del committente, di sfruttamento massimo della cubatura disponibile, sempre in maniera non banale, di accuratissima e maliziosa interpretazione dei regolamenti edilizi. Il caso della Casa dell'Obelisco è incredibile da questo punto di vista. Dato un volume definito dagli allineamenti possibili e un numero di piani massimo, vanno a scoprire l'esistenza di un vecchio regolamento di quell'edilizio che normava quell'area, era ancora di antico impianto, degli anni 20, quindi erano permessi dei soppalchi interni ad altezza ridotta. Questa cosa consente loro di realizzare circa un terzo della superficie in più, non fa come dire, cubatura dal punto di vista degli oneri edilizi, e quindi dà un'immediata soddisfazione all'imprenditore, ma questa opzione è interpretata dal punto di vista appunto di ottenere 12 appartamenti, tutti su più livelli, quasi tutti su più livelli, tutti l'uno diverso dall'altro, quindi facendo diventare un'occasione di sfruttamento speculativo del fatto di essere, lavorare in termini speculativi. Luzzi non si è mai tirato indietro, l'ha sempre riconosciuto in metà, fa diventare un'occasione speculativa, un'occasione per creare architettura e creare piacevolezza dell'abitare. In questa piacevolezza dell'abitare si mischiano poi anche vicende di riferimenti alla cultura personale di varia profondità e vari che spaziano da riferimenti all'architettura colta, ai film hollywoodiani, all'idea di vedere Greta Garbo che scende dalle scale degli appartamenti che loro hanno disegnato. Quindi
Però Luzzi, campione della dissimulazione, racconta queste cose sempre con leggerezza e come se fosse un divertissement suo proprio. In realtà lo studio degli archivi, il confrontare le miriadi di disegni che si sovrappongono a definire via via nel tempo i loro lavori, testimoniano che in realtà si tratta di un lavoro durissimo, continuo, una continua lotta tra loro, l'ambiente che li circonda, e anche tra di loro, perché in realtà Irete Luzzi, non so più chi dei due, dice che era una collaborazione per rissa portata ad estremi livelli di crudeltà reciproca. Quindi in realtà anche da questo contrasto continuo gli esiti sono anche frutto di questo contrasto continuo. Devo dire che per quello che mi è capitato di poter osservare, si tratta veramente di uno di un caso quasi tragico, direi, di sottovalutazione dell'opera di questi due architetti, che non ha avuto un riscontro sostanziale al di fuori dell'ambiente torinese. Per le strane vicende del gusto, in questo momento l'opera di Irete Luzzi sta trovando un certo interesse in area di lingua tedesca, e prossimamente uscirà un libro che ne tratterà l'opera. Però è stato un fiume carsico che è riemerso in superficie dopo anni di trascuratezza. E direi che chiudo allacciandomi a quello che diceva De Rossi prima, cioè che il fatto che siamo qua a parlare di architettura è una cosa che non si fa più tanto. Proprio negli anni in cui quest'opera veniva realizzata, e per tanti anni ancora dopo, Bruno Zevi ha tenuto settimanalmente una rubrica di architettura sull'Espresso, una rubrica deliberatamente non specialistica, cioè rivolta a una sorta di acculturazione generale del pubblico medio. Questo mi pare che oggi sia un'attenzione del tutto scomparsa rispetto alla critica di architettura, che quando c'è è totalmente interna all'ambiente, peraltro sempre più ristretto, degli architetti che se ne occupano. E quindi forse questa oggettivamente può essere una prima occasione per cominciare a rilanciare il dibattito in maniera estensiva. Grazie. Interventi, abbiamo un pubblico fantastico. Mario Grossi. Io ho fatto con Luzzi la correlazione alcune tesi, non l'altra, e devo dire che, essendo io molto lontano nel tecnologo, io credo nella Fucina, nella considerazione razionale, mi sono trovato estremamente interessato dalla sua adattabilità e utilità. Cioè lui prendeva queste tecnologie, i collettori solari, le serre, in modo quasi come un gioco, e le inseriva in modo appunto del tutto, come dire, creativo. Quindi in qualche modo è stata un'esperienza estremamente stimolante, perché è apparentemente contraddittorio. Io non mi sarei mai aspettato che uno come Luzzi fosse così accettasse così alcune regole, no? Alcune regole, alcuni requisiti che invece, giustamente, come dicevate voi, il creativo, che però si lega molto alla realtà, capisce i requisiti, capisce anche il mondo che in quel caso imponeva anche alcune regole, alcune leggi, no? Risparmio energetico, cioè oggi si ci direbbe sostenibilità, eccetera. Parlo di vent'anni fa, insomma, nel 98, 96, quindi non proprio ieri. Questo me lo rivela. Io ho avuto questa esperienza, per me è stata molto stimolante, e forse anche reciproca, anche lui forse ha nella sua esperienza acquisito, anche se ovviamente essendo esperienze progettuali di tempo non si sono concretizzate poi in realizzazioni, però comunque sono sempre esperienze legate al progetto.
Una domanda di capire meglio quali sono le origini di questo, di questa disinibizione anticompositiva di cioè, le origini anche non solo linguistiche, culturali, sappiamo dei suoi viaggi in Spagna, delle sue delle, sicuramente l'origine che veniva citata prima di questa risposta al razionalismo, quindi anche questa architettura bianca che è stata costruita anche a Torino e poi gli anni lì, e quindi c'è certamente una risposta diversa, ma la radice culturale, anche perché lui fra gli architetti e le teorie è quello che forse è stato più quello che ha interpretato questa diciamo, retorica anticompositiva e più ha interpretato anche l'architettura come processo, un processo costruttivo, una reinvenzione di materiale, una reinvenzione, una rielaborazione di materiale ordinario che poi ha fatto anche molto scuola l'architettura speculativa torinese. Ma questa, le radici di questa cultura, ecco, io mi sono spesso chiesto dove ha preso gli spunti, di quale lettura, di quali tipi di suggestioni culturali hanno guidato questa sua particolare vocazione anticompositiva. No, tu mi stai guardando negli occhi, quindi questo mi preoccupa molto. Sì, credo che va ricercata molto nel carattere di Luzzi, nella sua vita. Ecco, forse prima si parlava, io penso anche che, per esempio, io dovrei dire, non sono capace a dirlo, ma l'influenza che Elio Luzzi ha avuto su tutta l'architettura, ma anche su di me. Ecco, credo che come noi discutiamo tutti i giorni, io per esempio farei ancora delle ore di discussione sul suo tema della narrazione e continuiamo a farlo quasi ogni giorno, io non sono d'accordo, o perlomeno lo vedo in maniera un po' diversa. Ecco, io credo che con Luzzi c'è anche una radice di famiglia, una radice di una tradizione piemontese, se vogliamo, ma abbastanza internazionale. Ecco, io l'ho conosciuto il primo giorno, forse non dovrei raccontare queste cose, ormai sono imbarcato, su quella scala, la scala stretta che c'è dall'altra parte dell'istituto. E lui doveva fare un... era iscritto un anno di più, avrebbe dovuto fare il terzo anno, noi con Giorgio, con la Loineri, facevamo il secondo anno. E lui dice, ah, interessante, sono stato alla lezione di Verzone. E dico, sì, sì, interessante. Però, sì, sì, la criticava, giustamente. Dice, ma tu che cosa fai? Ma io, sai, io sto a Sanremo, ogni tanto vengo qua, sento una lezione, mi interessa molto, la discuto, e poi torno a Sanremo. Ma guarda che qua, sai, c'è Palozzi, c'è l'analisi matematica, eccetera. Ecco, io da allora però non è tanto che lui abbia imparato in quel momento lì e ha dato anche lui l'esame di Palozzi, ma forse io ho anche imparato questa, dicevo prima, questa epoca, questo distacco tra questo strutturalismo di cui anche parlava Piero, ecco, di questa ordine, che direi che poi ha maturato durante la sua esistenza anche, perché c'è stato questo, dentro a Elio c'è, non c'è un gioco unico, non c'è uno strutturalismo, ci sono tanti giochi complessi che si rovesciano. Ecco, io credo che anche nella sua, dovremmo anche, ma loro un po' lo fanno, questo l'accennato anche adesso, questo cambiamento, anche tu, un po' questo cambiamento durante la sua evoluzione. Lui era un uomo di città, lui era un uomo d'ordine, lui era, aveva poi un amico che era proprio il massimo del conservatorismo torinese ed era un cattivo, cioè bravissima persona, ma io l'ho sempre cercato di staccarlo da questo personaggio, e a poco lui, l'esempio è un po' che lui si è spostato dall'uomo di città all'uomo di campagna, e questo è stato sua moglie, il suo modo di, quando andavamo insieme a pescare nei mari del sud, a fare le vacanze, a fare delle altre cose. Ecco, Elio non è solo un architetto, ma una profondità che gli arriva da molto diverso. Ecco, io credo che più che la letteratura, che Mollino,
che il prendere già in giro i nostri professori, con noi con i nostri professori abbiamo avuto, racconto queste cose ma poi fermatevi, non abbiamo avuto un complesso di Edipo, no, non l'abbiamo avuto, ma nemmeno abbiamo sempre avuto una certa pietas con Mollino, con Muzio, ci è piaciuto un po' di prenderlo in giro, ma sono stati i nostri maestri. Differenza sul non finito con Muzio è palese, quello era è un esempio di quello che diceva De Rossi prima. Mollino faceva dei disegni completamente pazzi, queste organizzazioni che le ritroviamo in certi sensi, questa attenzione negli, ma il disegno era concluso, il disegno, lui è arrivato a un certo punto, non si poteva aggiungere una riga né toglierla. Ecco, questo non finito di Elio è qualche cosa di più di dire c'è un qualche cosa, è un qualche cosa che i tempi completamente cambiano, che lui stesso continuamente cambia, che le tecnologie continuamente cambiano. È quello che io oggi mi piacerebbe porre questo problema di che cosa ne è oggi di Elio. Perché se Elio diceva le strutture che lui faceva non ci sono più, i clienti non ci sono più, l'automazione è un'altra cosa, oggi si viaggia con dei paradigmi tutti diversi, c'è questa burocrazia, che cosa resta dell'architettura? Questo è il grande problema. Ecco, se semplicemente per me, qua rispondo a Elio, se semplicemente una narrazione, questa narrazione ha questo fondo tragico, violento, non soltanto di gioco, che ritroviamo in Elio, perché è il confrontarsi con una situazione di violenza del mondo che si sta chiudendo, e oggi sembra che si chiuda abbastanza, non solo, certo. E questo forse è quello che io mi piace un po' far ricorrere all'illuminismo, perché il giorno che il diritto all'abitare, il diritto alla casa, sempre diverso e sempre da rinnovare, viene meno, siamo fritti. Allora, io ho conosciuto Luzzi da laureato, parlo di 50 anni fa, di più di 50 anni fa. Andando in giro avevo visto la casa che lui aveva costruito insieme agli Aretti a Sassi. Le due case sono ancora lì per chi volesse andare. E allora ho convinto un mio amico collega un giorno a cercare di andare a vederle da vicino. E eravamo lì al cancello così che guardavamo, perché le case erano arretrate dalla strada. E lui era fuori a prendere il caffè, era dopo pranzo. È venuto lui al cancello e ci ha detto: ma non state fuori, venite dentro. No? E abbiamo cominciato a parlare di architettura, della sua architettura. Le due case sono molto diverse e secondo me rispecchiano, sono uno specchio dei progettisti. Io sono voto per quella di Luzzi. Stai dando delle cose per ascoltate. La stessa casa, cioè sono due case, in una abitava Luzzi e nell'altra. Progettate una da lui e una da Iaretti. Abitava la famiglia Iaretti, abita ancora. Poi quando ci siamo parlati un'altra volta era uscita la casa di Corso Moncaglieri, no? E io ero molto pieno di domande su questa casa così diversa dalle altre case di Torino. Dico: ma come fate a progettare una casa così? E lui mi dice: ma noi facciamo le piante e il geometra fa i prospetti. Quindi questo modo di non prendersi sul serio. Però questa casa è collegata a un altro ricordo invece triste. Anni dopo l'ho incontrato, no, la prima casa, la casa di Sassi, l'ho incontrato da Vagnino, che facevamo la spesa, abbiamo chiacchierato un po', e lui era in un momento di depressione e mi diceva: io lavoro in questa casa che ho progettato io e che era proprio una specie di calco suo, no? E dice: e questa casa sta andando in pezzi, mi piove sulla testa, si rompe una finestra, eccetera. Però poi è stato fortunatamente un periodo
superato. C'è stato un momento in cui la facoltà aveva bisogno di docenti e hanno chiesto a Luzzi di diventare docente a contratto a un tot al mese, no? Ecco, lui ha preso questa cosa con il suo spirito. Allora, alle 7:30, alle 8, d'orario, il personale deve chiudere, cioè buttavano fuori tutti. E lui correggeva i disegni sui cofani, allora si poteva parcheggiare ancora davanti, no? Correggeva i disegni sui cofani delle macchine fuori, cioè. Allora, va bene, questi sono ricordi carini. Quello che, però, dice Peter, anche lui lo parla dello scrivere, dice: quando scrivi devi scrivere quello che deve essere scritto. Ecco, se io, se mi date ancora un minuto, ecco, dico quello che deve essere detto. Cioè, la sua lezione è una lezione di libertà, che è un obiettivo che non si è mai posto nessuno. Aimaro adesso diceva dei programmi, no, che ci sono oggi, ecco. Oggi, diciamo, il progetto libro è quello di Gheri da qualche anno, no? Gheri lavora con il calcolatore della NASA per ottenere questa libertà. Lui dice: io non sarei capace di pensare a dei progetti così liberi, no? Lui è stato un esempio di un architetto capace di pensare a dei progetti liberi 50 anni fa, e questa è la sua lezione. Io mi rendo conto che oggi il mercato della libertà non so tanto cosa farsene, ma però secondo me è la lezione sua più personale, ecco. Basta. Dovrei fare ancora un'altra cosa. Dimenticavo un piccolo episodio, però forse abbastanza significativo. Non sembra significativo, ma per rispondere sempre a Davide. Episodio: eravamo appena laureati e Elio, io, Sergio e Giorgio Raineri partiamo da Torino in macchina trionfanti andare a vedere la casa di Marsiglia di Le Croix. Tutti trionfanti, arrivati a Rocco Bruni, diciamo: ma lì c'è Le Croix, andiamo a vedere se lì al Cano. Prendiamo la macchina, deviamo e arriviamo lì. Le Corbusier, che ci intrattiene veramente. Fra l'altro io ho una bellissima... Ma lui in persona? Lui in persona, no? Ma no, c'era... Era divertente episodio. Io avevo una bellissima conchiglia di quella torciglione che piacevano tanto a Mollino, che il mare aveva tagliato a metà. E lui prima di cosa diceva: quella lì la voglio. E vabbè, sai, prendi la Corbusier, onoratissimo di avere... E poi incominciamo a parlare e gli chiedevamo del suo lavoro e lui invece ci comincia a spiegare Torino, via Roma, come era fatta via Roma, gli assi, non assi, eccetera, eccetera. Una noia totale. E allora poi, arrivato a un certo punto, si alza, lo saluta, scende giù, fa il tuffo da quello scoglio da dove poi purtroppo un giorno non è più riemesso. Che cosa fanno questi quattro giovani gagliardi? Si fermano nella Bandù e vanno all'isola dei nudisti, dove incominciano a fare delle grandi discussioni sulla natura, sugli alberi, sulle cose qua e là. Brutto gesto, non lo dico. Però questo è... c'è un salto, ecco, lì c'è una critica, là in fondo non, cioè siamo accorti che ciò che ci interessava non era soltanto lì, certo, per carità, era anche lì, ma non soltanto lì, era anche al di fuori. Ma è strano, scusa solo per due parole. Però volevo osservare, trovo molto opportuna l'osservazione che tu hai fatto. Io dico che non possiamo parlare di Luzzi, dobbiamo parlare di Iarreti e Luzzi. Cioè il loro rapporto
non è stato, come si dice, solo di conflitto. Secondo me, io ho lavorato, ho fatto concorsi con loro, con l'uno e con l'altro. La figura di Arete è importantissima nella coppia. E secondo me è interessante proprio la differenza, ma i punti in comune, che sono tantissimi. Non è vero che le loro case personali che hanno fatto ognuno totalmente in modo indipendente siano così diverse, non è vero affatto. Secondo me sono molto più simili che diverse, ma questo fa parte di questo rapporto molto complesso che c'era fra i due e che secondo me bisognerebbe esaminare. Oggi è stato interessantissimo, però secondo me è insomma questo incontro, perché manca l'altra gamba. Alla prossima puntata. Certamente, però voglio dire, dobbiamo sempre tenere presente che non è così. È diverso perché manca l'altra metà. Cioè, scusate, no, avevo Anna Gilbert. Già ti ho interrotto prima, scusa, quando hai detto le casette dietro la tesoriera, e me li volle il sangue. Che casette in Egitto? L'anno che lui è finito le casette dietro la tesoriera, io avevo una quindicina di architetti eccezionalmente in gamba, metà neri, metà gialli, c'era anche qualche sudamericano, per la scuola dei paesi in via di sviluppo. E gli avevo proposto, sai, abbiamo qui a Torino degli architetti eccezionali, Ghiaretti e Luzzi, vi potrei far accompagnare, credo, un giorno sul cantiere dallo stesso operatore Luzzi, che in quel momento finiva quelle case. Come l'ho detto, Luzzi ha detto subito, sì, non stava tanto bene. Io ho detto, guarda, però io non posso cambiare giorno, questi hanno questa cosa, una volta al mese arrivano da dove stanno, arrivano tutti a Torino. E ci siamo trovati a vedere. Allora, la magia di queste case, che avevano la possibilità, proprio per il genio che aveva Luzzi, di avere una personalità propria a tutti i piani. Queste case, a un certo punto, sono anche su 5 piani, ma ogni appartamento parte per conto suo. Con una scaletta che parte dal giardino, oppure la sotterra, oppure scendendo nel verme. Allora, questo fatto di riuscire a fare delle case, non soltanto diverse piano per piano, e l'ho sempre fatto con questo, ma addirittura di dargli un ingresso separato, ha fatto gioire questa gente, perché adesso sono un po' razzista, ma nei paesi del terzo mondo, chi ha la possibilità di avere una casa con ingresso proprio, se non proprio la propria casa nella propria proprietà, e cintata addirittura da un bosco, almeno una casa con ingresso proprio, si sente il re. E lì hanno capito che questo sentirsi re con una propria casa si può ottenere persino con spazi ridotti e in una città come Torino. Poi questo non lo voglio dire, Ghiaretti era un mago, Luzzi era un mago, Ghiaretti lasciamo perdere, tutt'altro. Io sono proprio sicura che conviene studiare Ghiaretti e Luzzi. Le due case che mi hanno affascinato per prima, quelle dove abitavano, avranno forse qualche punto di differenza che io non ho notato. Hanno talmente tanti punti interessanti, alcuni dei quali esattamente in comune, anche se non ripetuti uguali, che è proprio lì che va studiata la cosa. Però le casette dietro la tesoriera sono degne del massimo di studio. Ma io volevo solo dire una cosa molto breve, cioè nella sorta polemica che ho con Aymaro. No, non finiamo più. Ripeto il problema della narratività. È solo un po' strano perché tu hai raccontato delle vicende di Elio, che era andata alla lezione, poi, che la sua vita era così, era molto in una dimensione narrativa, fatta di eventi, anche tutto quello che parla, io non ho sentito molto, sono un po' sordo, ma mi sembra che non è che lui ha proposto una struttura, ha raccontato delle cose, e la sua vita era una serie di eventi, anche la sua architettura è una serie di eventi. Lui racconta quello che gli succede nella vita, nel racconto con i committenti, con la città, eccetera. Perciò non capisco perché c'è questa opposizione, però non discutiamo più, ne discutiamo però. Ma voi continuate. Grazie. No, io semplicemente io ritengo che certamente è una narrazione, tutto è narrazione, anche ecco. Questo che stiamo facendo è narrazione, però se tutto è narrazione, niente è narrazione, quindi bisogna stare attenti. E bisogna anche
lo dice il le partage des arts, le rasti sono diverse tra di loro, certo hanno delle coscune, ma anche delle differenze. Questo discorso lo puoi fare per la letteratura, lo puoi fare per, forse anche per le arti, per l'architettura no. Tu vai a teatro, arrivato a un certo punto ti annoi, ti alzi e vai via. Un quadro puoi guardarlo o non guardarlo. L'architettura è violenza perché ci sei dentro e ci stai dentro, quindi ha tutto un altro, ha un paradigma in più che un paradigma che ha del tragico, ha del violento, ha anche le sue bellezze, ma è più connesso direttamente con la vita. Non puoi toglierti dal mondo che abiti, l'ha detto anche egli, l'ha detto Michel Verre. Sei chiuso lì dentro in questo tuo letto in cui ci stai, il quadro puoi andare via. Quindi tu, mentre le altre arti possono essere critica dell'esistenza, lì è critica, ma anche vivere l'esistente, criticarlo e cercare un'altra condizione di vita, che è ben diverso da una narrazione. A questo tragico, forse la tragedia, ma la tragedia puoi scappare. Da quest'aula è difficile scappare. Ne riparleremo. Gnavi, Roberto Gnavi. Uno psichiatra, non un architetto. Appassionato di architettura. Riguardo, fra l'altro, proprio ad elementi comuni, morfologici, stilemi di Luzzi e Iaretti, riscontrabili oltretutto nelle loro case, cioè questa prevalenza della texture anche negli interni, questi curiosi e simpaticissimi mattoni a vista e altre cose. Non trovate che, a parte la libertà intesa come libertà da un esterno, non essere condizionati dall'intero castello classico, diciamo, dell'architettura, ma proprio forse essersi rifatti, Luzzi, forse Iaretti con Luzzi, ad un mondo interno in forma abbastanza universale di archetipi, fra l'altro una parola molto demonizzata, io trovo, dal moderno, forse perché è troppo amata nell'Ottocento, una categoria dello spirito, diciamo, quella del pittoresco, mi sembra in particolare frequentata da Luzzi e Iaretti, cioè queste case così ricche di forma e così indefinite proprio nelle loro molte asimmetrie, la loro ricchezza di immagini, tant'è vero che, come diceva De Rossi, sempre ci si può trovare qualcosa di nuovo. Ecco, questo mi sembra non solo libertà da un qualcosa, ma affondare in qualcosa di probabilmente abbastanza comune nell'umanità, archetipi sepolti in fondo dal classicismo, e che loro scoprono, tanto è vero che queste immagini piacciono alla maggior parte della gente. Da bambino, comunque da estremamente giovane, mi ricordo di essere sempre stato colpito da queste case, fra l'altro dislocate in punti strategici, in ingressi della città, per cui, pur non essendo numerosissime le case di Iaretti e Luzzi, quasi tutti quelli che hanno attraversato Torino le conoscono, come dire, naturalmente da quella della Crimea, ma poi da Piazza Pitagora a Piazza Derna e queste cose qua, cioè si impongono in qualche modo, secondo me, non tanto per dire come sono diverse da altre cose, ma proprio perché attingono a elementi in qualche modo archetipici. La stessa colonna, il pilastro a sezione circolare, è forse qualcosa che nelle nostre viscere, nel nostro cervello, più che il pilastro quadro, ci fa sentire qualcosa. Ecco. E via discorrendo. Come appunto l'imporsi della texture. Erano certo tempi in cui tutti usavano i mantoni a vista, o almeno quantomeno, insomma, il paravano, ma quelli usati da Iaretti e Luzzi si impongono anche come immagine visiva, come ricchezza di quadro. Se vuoi, sì. Sì, io devo dire che il pittoresco è simpaticissimo, messo come aggettivo sull'architettura lo patisco un po', però visto che non sei architetto, hai marzo. No, certo, c'è la profondità del mito, c'è la profondità dell'origine, ma io credo che c'è anche qualcosa di più, ossia c'è l'apertura dell'architettura ad altre cose.
questo si lega un po' al discorso tra Elio e Sergio, ecco. Io credo che queste architetture, tutte le nostre architetture, non nascono dal cervello di un architetto, nascono da un dibattito, da un incontro, ecco. Io mi ricordo come io con Gabetti, Aretti e Luzzi erano un continuo dibattito che poi ci incontravamo, ognuno discuteva delle proprie cose. Quindi c'è questa profondità, ma c'è anche una profondità, dicevo forse prima, di un salto che loro hanno fatto dei paradigmi, che ha anche qualche cosa che per fortuna, e questo direi che lo direi ai giovani, noi siamo qua tutti un po' vecchiotti, anche quelli che fanno finta di essere giovani, nasce non soltanto dall'architettura. Elio era certamente un architetto, ma era un umanista, era un letterato. Le sue radici, certo, sono anche nel mito, ma sono nella letteratura. Leggeva molto. Le sue case, c'è Proust, c'è Joyce, c'è tantissime cose, c'è la storia dell'architettura, c'è, ecco, ritorno un po' all'illuminismo, c'è l'eclettismo, questo eclettismo che anche nella storia va a pescare non soltanto sui tuoi padri che sono i funzionalisti, i razionalisti, l'international style, ma allarga questo discorso, un discorso che supera l'architettura, che supera i tempi, che va a pescare nell'eclettismo. Eclettismo non inteso solo come, e qua la grande differenza, c'è certe imitazioni, perché poi chi imita Iaretti e Luzzi fa dei disastri, come chi ha imitato Carlo Scarpa, dei disastri. Ecco, loro invece avevano una profondità di pensiero che certamente non c'era. E quindi questa complessità storica di andare, eclettismo quindi non semplicemente come sincretismo, come citazionismo, che oggi era, per fortuna ieri, era di moda, ecco, non è solo applicare delle cose, la voce eclettismo nell'enciclopedia è bellissima, perché dice è ritrovare la storia, ritrovare la profondità di quello che siamo, non semplicemente quello che ci hanno tramandato questi stilemi. E la sua critica che fa nel cantiere, critica forse anche sbagliata, perché poi i tempi stavano già passando, non era, avevano Manolino, ma certamente anche allora Manolino forse ce n'era uno o due a Torino. Ecco, quindi questo secondo me indica qualche cosa di profondo. Sul mattone, ecco, attenzione che il mattone ha una storia a Torino. Nel dopoguerra, quando abbiamo incominciato a lavorare negli anni 50, il mattone non c'erano quasi più bradamanisti, c'erano ancora quattro gatti che erano nascosti. L'uso del mattone è di nuovo un fatto polemico storico, per dire queste case non devono essere con queste piastrelline che allora erano di moda, candiolite, simonite o come si chiamavano, che poi sono crollate tutte. Era di fare delle case che resistessero, che avessero anche questa tradizione. Credo che qua tutti quanti, Piero, abbiamo usato il mattone con un intento abbastanza polemico di cose che restano, di cose che si legano, e questo direi che ha avuto un gran merito, il lavoro di Elio certamente, ma credo di tutti quanti hanno usato il mattone, cioè fa un po' ridere dire queste cose, ma oggi se c'è dei bravi parabanisti, se oggi siamo in grado di fare dei restauri e c'è l'idea del restauro nel senso grosso della parola, è proprio perché anche queste tecnologie sono rientrate dentro. Attenzione che proprio questo modo del cantiere, che io dicevo oggi è passato, non c'è più eccetera, ma però nel restauro, che oggi il grande lavoro forse che dobbiamo fare è restaurare le nostre città e le nostre architetture, questo il cantiere c'è ancora. E lì io credo che ci sia molto da fare ancora oggi. Non so. Sì, Davide. Volevo riallacciarmi a quello che diceva Isola del fatto che c'è qualcosa oltre l'architettura. In realtà quello che a me pare di aver compreso studiando il lavoro di Aretti Luzzi è che sì, è così, cioè c'è molto prima, cioè l'architettura è un modo di esprimere un atteggiamento nei confronti dell'esistenza in generale. Io ricordo Luzzi era un grande affabulatore, io ho conosciuto prima Luzzi e poi Aretti in tempi diversi e devo dire che probabilmente è anche colpa di qualche serata a casa di Luzzi che io ho deciso di proseguire nella carriera
dell'architetto, perché era impossibile resistere al fascino di queste, di questi racconti. Ricordo distintamente una sua battuta, ma che come al solito e lo era soltanto a metà, in cui parafrasava il motto illuminista e diceva: non sono d'accordo con i tuoi nanetti di cemento, ma mi batterò fino alla morte perché tu possa esporli sul tuo balcone. Ora, una cosa che diceva sempre. Questa cosa che sembra così una battuta così da bar, in realtà ha dietro tutto un mondo di stratificato, di conoscenza applicata al risultato che volevo ottenere. Quindi la libertà, ecco sì, la libertà di cui parlava Giriodi è questa, nel senso che non si sono mai ingabbiati gli Aretti Ruzzi in dichiarazioni di principio che si obbligassero poi a seguire, ma hanno sempre invece in realtà seguito i principi forse più saldi di una filosofia più antica, che non fosse semplicemente un'espressione rispetto all'architettura. La battuta sui nanetti poi deriva da Rousseau, figurati. Perché Rousseau descrive già questo giardino in cui ci sono i nanetti dentro, è curiosissimo, quindi questo fatto. Sul fatto culturale, che tu hai detto molto bene, che in fondo abbiamo tutti quanti fatto dall'architettura, ma forse come potevamo fare della filosofia, potevamo anche fare delle altre cose. Io sono stato con Sergio, sono stato addirittura degli elementari, eravamo insieme alla scuola Riccardi di Netro, vestivamo una maglietta blu con i pompon qua, che se li dimenticavamo a casa ci sgridavano, e l'ho continuato a frequentare molto prima di aver conosciuto tutta quel poco di cultura che in quegli anni io ho acquisito. Era libri che mi dava da leggere tutta la letteratura americana, queste cose qua, e dice: ma come, non hai letto? Per carità, dammelo da leggere, e mi prestava questi libri. Quindi tutto questo nasce su uno strato, su un strato umanistico che io credo che sul quale dovrebbe nascere, dovrebbe continuare l'architettura, per continuare a difendere la sua posizione, perché se perdiamo questo in tutti i saperi, questo livello etico-umanista, siamo finiti. Se c'è ancora un momento, dico un aneddoto. Il mattone. La casa che ho fatto, una delle primissime, perché mio padre, io sono diventato architetto, mio padre era costruttore, mi ha insegnato a costruire, mi ha insegnato anche a fare l'architetto, ed è un grande riconoscenza. Questa casa che ho fatto insieme a mio padre in corso di Unione Sovietica, se voi andate a vederla, non c'è mai un mattone tagliato. Non c'è mai un mattone che non sia o la metà o la... Guardate che è vero, potete andare a vedere, guardate tutte le facciate. Era tutto disegnato in grande rispetto del mattone, cioè non si poteva tagliare. Doveva essere lui che dava il modulo per fare la casa. E dico, non sono un aneddoto, però insomma... Era la scuola di Passanti che aveva portato... Quanti anni hai impiegato tu a seguire quel progetto... E poi la realizzazione della casa. Quanti anni hai impiegato dal progetto alla realizzazione della casa? Sono passati qualche mese, non mi ricordo. Ma veloce, mio padre, bravo costruttore, faceva presto. Purtroppo non ci ha lasciato molti scritti. Elio non piaceva scrivere, non voleva chiudere nulla, scritta male. Lui non ha scritto. Ma fa proprio parte di quello che diceva Emaro prima, cioè lui non era assolutamente autoreferenziale. Quando per esempio ho cominciato il corso in facoltà come docente a contratto, e abbiamo ragionato su come farlo eccetera, io gli avevo detto: ma Piero, fai vedere le tue architetture, racconta le tue architetture agli studenti, perché almeno da lì io le lezioni più belle che ho sentito in facoltà sono state quelle di Gabetti che raccontava le architetture, quelle di Piero che raccontava le sue architetture. E lui mi ha detto: non posso raccontare le mie architetture, non importa. Si raccontano, non era assolutamente
E quindi secondo me non scriveva. No? E quando scriveva, scriveva. Ci sono anche faceva delle poesie battute, sì, non architettoniche, sono bellissime, sono letteratura purissima. Sì, sì, non è che non sapesse scrivere, ma non scriveva l'architettura. È rimasto poco dei suoi, sì, diciamo, della spiegazione delle sue opere. Sì, non... ma si è versato molto nell'opera. Cioè molto nell'opera, molto nei suoi schizzi, molto nel... Poi da quando si usavano i computer lui si faceva fare una stampa del prospetto e poi ci lavorava sopra, come quella che si vede nella locandina. Ma lui lavorava molto al computer? Sì, non ma non disegnava, ma... scriveva al computer, aveva imparato, sì. Batteva con le dita. Ore di lavoro, ci trovavamo in corridoio, lui non riusciva a ritrovare la finestra giusta, io analogamente veniva al computer, si ricominciava abbastanza. Disponibile, diciamo, anche rispetto a quello che comunque erano le nuove tecnologie, anche se non si confrontava con il disegno. D'altra parte bisogna anche approfittare, secondo me, di quello che era la tradizione. Beh, certo. Però secondo me un po' sia Elio che mio padre erano molto sulla sfida, cioè quando Elio diceva me ne prego, piuttosto che era sempre un po' una sfida, che come quella descrizione dei terreni con gli angoli, secondo me veniva fuori molto bene, che sì, sono un rettangolo, costruisce un gruppo, no? Io vado un po' oltre, no? Vado a sfidare quello che è la difficoltà del prospetto, del terreno, delle finestre, che poi però ripassa e dice ma mi chiedo una finestra in un altro posto, va bene, anche nell'altro posto. E questo secondo me ce l'avevano tutti e due molto, poi in maniera diversa. Ma questo mi univa moltissimo, era abbastanza una cosa forse singolare, nel senso che forse è più difficile essere più matematici e rigidi, questa scioltezza di mettersi comunque in relazione con una cosa più complicata è abbastanza una caratteristica di entrambi. C'è una mano alzata, due mani. Per favore, ti alzi. Devi alzarti e alzare la voce, sennò non ti sentiamo. Ho lavorato 3 anni in studio da Sergio Iarenti per laureata. Il primo giorno di lavoro ho fatto un frontale con la mia macchina con Elio Luzzi, che usciva allegramente da casa con la sua 500 dalla cavallo. Allora in quel periodo non si parlavano, quindi in studio, lo studio era ed è tuttora sul filo strada, che era il loro villa verso l'interno del giardino, aveva un interregno per noi giovani collaboratori che era l'ingresso e il bagno, dove nessuno ricorda. E quindi noi eravamo addetti anche a mantenere questo interregno, dove loro passavano senza salutarsi. Quindi io per 3 anni ho incontrato tutte le mattine gli Uzzi, ci salutavamo, io andavo a lavorare da Sergio e lui andava a cavallo. Ho avuto la fortuna nelle prime settimane, nei primi mesi, di archiviare i loro disegni, che erano in un magazzino vicino allo studio. E questa è stata un'esperienza interessantissima, oltre ad aver imparato un sacco di cose attraverso i disegni, ho imparato a conoscerli e a conoscere il loro modo di relazionarsi, perché loro disegnavano e si prendevano in giro contemporaneamente, quindi questi disegni sono pieni di battute, di scherzi, anche di insulti, di disegnini, di caricature, cioè sarebbe bello poterli rivedere in un qualche modo. Perché era significativo di questo loro modo di lavorare insieme attraverso l'ironia, che è una cosa che noi architetti di oggi abbiamo abbastanza perso, inevitabilmente. E questo è il ricordo più bello che ho di questa esperienza, dei miei primi giorni nello studio di Sergio, passati a guardare questi disegni ad archiviare. Andrea, dov'è l'archivio di tuo padre?
c'è, esiste, è bellissimo. Sono i disegni tantissimi, sono 56 anni di disegni chiusi in una cascina dove c'è il vino, c'è tanto vino, e sopra ci sono tanti disegni. Questi disegni sono, non sono disegni, sono sculture, perché i disegni belli che lui ha fatto sono degli scultori, scolpisce, lui conosceva la sua visione, sapeva ciò che vedeva e conosceva la propria visione, significa che puoi descriverla meglio. E va descriverla con una felicità, con una gioia di vivere impressionante, fantastica. Complessità di occhi, complessità intimale che è data dalla famiglia, è secondo genito di quattro figli, e questi quattro figli hanno fatto, io ho fatto 50-60 figli, nipoti, famiglia, è complicata, è duplicata. Complessità del secolo, del Novecento, complessità sicuramente, un secolo sicuramente ricchissimo. Non è che questo che viviamo adesso sia meno complesso, ma è attualità, è astorico ancora. Però qualsiasi forma di complessità fosse, nel quotidiano veniva smagata dalla sua attacco a vivere, dal suo modo di vivere, una gioia veramente stupenda, una serenità importante per chi l'ho vissuto. E l'ironia è una dote, però non è un'epoca di complessità diverso, è una scelta di campo. È un atto di volontà, è un esercizio, è militanza, è una scelta, è la scelta di essere felice, è la scelta di comunicare qualcosa, di valori. Siamo capax amoris, capax felix, per scelta. Lo possiamo scegliere, ecco. Eravamo molto, molto amici, oltre che parenti, il paternità e il figlio, ma parlavamo tanto di amore, in effetti, per le donne, sì, ma anche per l'alterità, per qualche valore più diversi, più ampi. E una volta gli ho detto, ma l'amore ha cinque lettere, come le dita, quante dita in una mano? Allora lui si mette a tagliare tutte le lettere, se le appiccicate, non so che fare l'albero dell'amore. Comunque grazie per questo affetto scientifico, un affetto scientifico bellissimo. Grazie. Le parole di Andrea mi hanno fatto venire in mente un libro di Amos Oz che è uscito un po' di anni fa, contro l'ironia, adesso non mi ricordo, l'ironia come arma contro la dittatura, adesso non mi ricordo il titolo esatto, ma la tesi era che nessun dittatore, o in questo caso diciamo nessuna regola, nessuna ansia per l'assoluto accetterà mai la dimensione dell'utopia come forma di linguaggio. E io credo che la lezione di Luzzi in questo senso sia molto importante, no? Questa capacità di
come dire, di introdurre sempre uno scarto nel discorso, no? Questo sfuggire, come dicevate molto bene, molto meglio di me voi, e questo sfuggire continuamente alla linearità di un discorso, all'idea che esista in qualche modo una dimensione infinitamente riproponibile della verità, no? Ma che la verità è qualcosa che si insegue all'infinito e non si riesce mai ad acchiappare totalmente. In questo senso io temo che Luzzi non sia un uomo del nostro tempo, perché oggi questa dimensione è completamente ribaltata. No, perché ecco, si è parlato molto del rapporto di Luzzi con il passato, come di qualcosa che, di cui lui inseguiva la trasgressione. Io non sono convintissimo, io credo che il passato fosse molto presente nel lavoro di Luzzi, ma era, come dire, si sovrapponeva continuamente a una sorta di piccola utopia del quotidiano, no? Come questa cosa che Chegnavi chiamava il pittoresco, ecco, forse io non trovo così brutta questa parola, però mi fa pensare un po' a questa capacità di introdurre sempre una piccola dimensione utopica, quest'idea anche per esempio della grande permeabilità degli spazi dell'abitare, questa possibilità di guardare da un luogo all'altro e da quell'altra stanza verso l'esterno, no? Ricordate l'immagine dove dal suo studio si vede passare la... come si chiama la cremagliera di Superga, no? Ma lui la salutava sempre. Sì. Ricordi. Ecco, sono piccole dimensioni utopiche che credo oggi siano soffocate da una serie di stereotipi eternamente ripetuti, da un'architettura che oramai, in cui oramai gli architetti hanno soltanto più ruolo di confezionare l'immagine e non hanno più nulla a che fare con quello che succede dentro, con gli involucri. Da questa dimensione anche dell'utopia che è stravolta. Cioè, credo molti di voi avranno partecipato a questo evento che ha avuto molto successo, che ha anche avuto molti meriti, che si è svolto pochi giorni fa, Utopian Hours. Beh, c'è una differenza enorme in questa concezione di utopia, no? Mentre lì si diceva, abbiamo provato per raggiungere l'utopia, per raggiungere la visione, per celebrare questa sorta di rito iniziatico, abbiamo provato a liberarci da ogni vincolo, da ogni legge, da ogni norma, da ogni regolamento, per lasciare le nostre menti libere di creare una visione utopica. Invece, ecco, Elio Luzzi giocava un po' come il gatto col topo, questo è vero, ma giocava concretamente con i vincoli, con le regole, con e le forme anche complesse del sito, e non cercava di liberarsi di nulla, anzi usava ogni elemento raccolto dalla realtà come trampolino per scardinare e appunto spostare un po' questa dimensione. Ecco, mi sembra, io come dicevo sono profondamente convinto che purtroppo Elio Luzzi sia un uomo del Novecento e non del 2000 eccetera, però la presenza di molti giovani in questa sala forse mi contraddice. Dicitura esatta di Amos Oz è usare l'ironia contro il fanatismo. Pensate quanto fanatismo.
cioè nell'epoca in cui noi stiamo vivendo, e come sarebbe utile di non riuscire a uscirne. Volete aggiungere qualcosa? Allora, se vi interessa vi racconto in un secondo che cosa facciamo nei prossimi mesi, perché comunque noi continuiamo a fare delle cose, continueremo con questa rassegna sugli architetti da gennaio, adesso ci stiamo lavorando, è molto faticoso fare tutto questo, cioè, siamo in pochi, è molto faticoso, se qualcuno di voi si vuole iscrivere a INAC e lavorare con noi per parlare di architettura, noi siamo molto contenti. Però vi chiediamo anche di lavorarci un po', perché insomma, si fa come Davide, Franco e gli altri sanno, una gran fatica. I prossimi appuntamenti sono il 14 di novembre alla circoscrizione 7, un incontro con che si chiamerà Scandagli, in cui si presenterà un'ipotesi di INARC di riqualificazione del quartiere di Aurora e ci sarà il nuovo assessore all'urbanistica Antonino Iaria che ci racconterà quali sono i progetti che si intrecciano in quell'area lì. E poi il 18 di dicembre, il 18 di novembre al Polo del Novecento ci sarà all'interno di questa rassegna fatta dal Polo del Novecento Berlino 89, i muri di ieri e i muri di oggi, abbiamo organizzato come INARC un incontro con Hans Stillman, che è stato il direttore dello sviluppo urbano di Berlino da quando è caduto il muro fino al 2006. Quindi ci racconterà perché, come Berlino è diventata la metropoli che è adesso, ci sarà la traduzione simultanea. Comunque, se ricevete la nostra newsletter ci saranno tutte le istruzioni anche per iscriversi. Se qualcuno di voi non riceve la nostra newsletter ci può lasciare la sua mail. Grazie. Grazie mille. Grazie a te. Oppa!